Ieri in ambulatorio da me si è presentata una ragazza diabetica alla quale è stata fatta una prescrizione di 80 grammi di pasta, poco condita con 10 grammi di olio o al massimo del sugo di verdure. Allora ho deciso di provare e vedere se la pasta da sola, poco condita con solo un filo d'olio, come dicono tutti i miei colleghi per essere ipocalorica, rispetto a una pasta come intendo io, alteri più o meno la glicemia e voglio vederlo insieme a voi. Quindi mi sto cucinando la pasta e poi oggi inizierò con un pasto e domani farò il mio abbinamento proteico. Vedremo insieme quale sarà delle due a mantenere meglio la glicemia stabile e portarci verso quello che è uno stato di salute e performance giornaliera. Ciao, sono Iader Fabbri, sono un dietista, nutrizionista e divulgatore scientifico. Da poco è uscito anche il mio libro L'Indice di Equilibrio, edito da Mondadori, e nei miei canali tratto di sport, benessere e soprattutto alimentazione. Eccomi ragazzi, sono qui e ho appena cucinato 80 grammi di pasta con 10 grammi di olio, come prescritto da un collega a una mia cliente. Ora mi vado a misurare la mia glicemia a digiuno e vediamo a che valore è. La mia glicemia a digiuno in questo momento è 87. Ora mangio la pasta e poi vediamo. Ciao ragazzi, siamo alla seconda prova del pranzo con la pasta. Quindi oggi mangerò 80 grammi di pasta come ieri, con 10 grammi di olio, ai quali sono andato ad aggiungere però 150 grammi di tonno sgocciolato. Giusto per farvi capire che invece a noi viene consigliato solitamente di mangiare pasta, mi raccomando, poco condita. Questa è una pasta molto condita e a mio modo di vedere è anche più gratificante, non solo per il palato, ma anche per l'occhio. Andiamo a misurare la glicemia a digiuno. In questo momento la mia glicemia è 87. Andiamo a vedere tra un'ora che cosa è successo. Intanto mi gusto questa pasta. Un'ora dopo il nostro piatto di pasta condito con solo 10 grammi di olio, andiamo a vedere la glicemia quant'è. In questo momento la glicemia è salita a 136 e la pasta era anche al dente. Andiamo a misurare la glicemia dopo un'ora dal nostro pasto. La nostra glicemia in questo momento è andata a 103. Sono passate 2 ore dal piatto di pasta, andiamo a vedere la glicemia a quanto è. In questo momento la mia glicemia è ancora 116. Sono passate 2 ore dalla pasta con la fonte proteica. Andiamo a vedere ora la glicemia quanto è andata. La glicemia in questo momento è andata a 87. Allora, abbiamo visto che la prescrizione di 80 grammi di pasta condita con un po' di olio e basta, oppure come molti miei colleghi dicono, mi raccomando, non sughi pesanti, massimo un po' di verdure, è vero che apporta meno calorie, però mi ha alterato la glicemia di 50 punti quasi, esattamente 49, che è tantissimo. Dall'altra parte invece l'abbinare 150 grammi di tonno, quindi una fonte proteica, io ho messo tonno ma potevo ammettere qualsiasi altra cosa, ci dava la possibilità di mantenere la glicemia stabile per molto tempo. Infatti non ho avuto quasi nessuna variazione nella mia glicemia. Quindi è molto più positivo. Anche questa volta abbiamo dimostrato che le calorie non contano e che è molto più importante il cosa, il come e il quando si mangia rispetto al quanto si mangia. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici, fammi i commenti che vuoi e fai 3 cose. Iscriviti al mio canale YouTube e attiva le notifiche.
Seguimi sulla mia pagina Facebook e anche sul mio profilo Instagram. Se vuoi vedere le mie conferenze o le presentazioni del mio libro, le trovi sul mio sito internet. Ciao e al prossimo esperimento.